Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the Road e quella che state per vedere è una grande novità, che no, non è la novità che vedete alla vostra sinistra, ossia l'inquadratura frontale, anche perché la mia dashcam ha l'inquadratura frontale, sono io che generalmente cancello questa immagine. La novità è un'altra, e ossia... questa, la mia nuova Canon Legria Mini Full HD. Oh, finalmente una telecamera un pochino più seria per riuscire a girare questi vlog con un po' di intelligenza. Allora, oggi vi parlerò innanzitutto di uno youtuber, tanto per cambiare, no? Ho preso qualche appunto perché è una persona molto particolare. Oggi vi parlo di Daniel. Daniel si definisce, come leggo sulla sua descrizione, sto uscendo dal cancello di casa quindi mi fermo un attimo, si definisce geek, cosplayer, pianista, fanatico di Star Wars e futuro signore dei Sith. Ora, Daniel è noto per il suo canale, di cui vi metto il link in descrizione, che è Mr. Repzion. È un canale molto interessante per i filmati in cui affronta, i video in cui affronta degli argomenti in certi casi molto scottanti, argomenti anche che vanno a riguardare la religione, la cultura, la cronaca. È un vlogger un po' a tutto campo, in cui diciamo che mi piace molto Daniel perché cerca di prendere il punto di vista il più neutro possibile, cerca di esporre i fatti, magari pone il suo punto di vista, ma sottolinea qual è il suo punto di vista, ma soprattutto mette a disposizione di tutti gli utenti la sua idea, mette a disposizione degli argomenti per supportare la sua idea o qual è l'altra idea. Fa un lavoro di analisi molto intelligente, ha fatto dei confronti tra movimenti religiosi, dei confronti tra movimenti filosofici veramente molto interessanti, ma poi ha aggiunto nel suo canale anche dei vlog normalissimi, dei vlog semplici e anche un po' divertenti. Allora, io nella descrizione innanzitutto vi metto il link al canale di Daniel, al canale Mr. Redzion, e dopodiché vi parlo di due filmati, uno che uno di questi vlog l'ha pubblicato proprio pochi giorni fa, credo due o tre giorni fa. Questo vlog parla di un bambino credo di 9 o 10 anni, che è stato richiamato dalla scuola che frequenta perché si è presentato con uno zainetto dei My Little Pony. È stato richiamato dicendogli che questo, il fatto di venire a scuola con questo zainetto sarebbe un modo di dare ai bulli maniera per prenderlo in giro. Che è una cosa inquietante, se ci pensate, è quello che fa Daniel, è proprio attaccare questo discorso, proprio dire, è come dire a una ragazza che porta la minigonna, guarda che la tua minigonna induce la gente a stuprarti. È inquietante, è molto bello il video, vi metto sulla descrizione questo video, e subito dopo questo video vi metto un altro video sempre di Daniel, però questa volta non vi segnalo un paio di video, vi segnalo anche una cosa in più. Innanzitutto il secondo video invece è un video molto più per la classe dei vlog, molto più semplice e divertente, molto più rilassante, spiega come fare un sandwich al formaggio che sia croccante da tutte le parti. È una cosa che, ok, gli americani mangiano pesante, questo lo ammetto, però a me il sandwich al formaggio piace, dai, devo provarci. E infine, visto che, vi dicevo, metto una cosa particolare, Daniel, come dicevo, ha trattato molti argomenti importanti a livello di religione, cultura, eccetera. Ha proprio una playlist che ha a che fare con i contenuti religiosi, eccetera. E vi metterò il link alla playlist, e in particolar modo il link a un video che ho visto qualche tempo fa, ho riguardato in questi giorni proprio perché ho deciso quale video volesse essere secondo me più rappresentativo dei suoi contenuti. Ci sono molti video interessanti sull'argomento, confronti tra atei e cattolici, confronti tra cattolici e mormoni, addirittura c'è un video molto interessante che vi consiglio, lo trovate nella sua lista, non voglio fare una descrizione chilometrica, ma lo consiglio, ma li consiglio tutti quanti. Questo video che consiglio riguarda alcune cose che non sapevate sul satanismo. Attenzione! È facile farsi prendere la mano dall'idea, ecco un video sul satanismo, ah che cosa,
date un'occhiata, cercate i suoi video. Comunque il video che io vi segnalo è intitolato Un milione di idioti. È un video che vi metto in descrizione, che vi consiglio caldamente di andare a vedere. Finito di consigliarvi i video YouTube, a questo punto passo all'argomento di oggi. Oggi è sabato, è una giornata nuovamente molto nuvolosa, ci sono stati un paio di giorni di sole piacevoli, caldi, e stamattina invece fa fresco, di nuovo c'è la possibilità che si metta a piovere. Beh, oh, siamo a marzo, io non mi lamento, poi in ogni caso non mi piace quando c'è un caldo infernale. Comunque, l'argomento di oggi è quello che ho trattato tra l'altro ieri sul blog, ma è una cosa che mi sta un pochino a cuore, perché è un'idea che mi è venuta. E praticamente c'è appena stato, è appena finito, mi pare che è finito giorno 21, lo SMAU di Roma. Allo SMAU di Roma si è presentato, tra gli altri, il comune di Siracusa, con un'idea portata avanti dal comune di Siracusa assieme all'IBM. E l'idea del comune di Siracusa è quella di sostenere il turismo, di cercare di incentivare il turismo a Siracusa. Ora, quando io penso al concetto di incentivare il turismo a Siracusa, quello che penso è che a Siracusa mancano un sacco di infrastrutture, ci sono un sacco di problemi nel livello dell'accoglienza, non si sanno bene come funzionano i servizi, purtroppo le cose non è tutto oro quel che luccica. Siracusa è una città che ha una grande storia, Siracusa è una città che può fare grandi cose per il turismo, eppure è una città che arranca lentamente. Quindi quello che va a sostenere, diciamo, quello che cerca di incentivare il turismo dovrebbe essere una cosa molto interessante. Tuttavia, il modo con cui si cerca di incentivare il turismo mi ha lasciato, per così dire, non voglio dire interdetto, perché non voglio andare all'esagerazione, ma mi ha lasciato quantomeno piuttosto perplesso. Perché il modo che si pensa di incentivare il turismo a Siracusa è con un'app. Ci sono soluzioni, alcune, una che per esempio ne ho parlato sul blog, vi metterò il link al mio articolo sul blog. La città di Rio de Janeiro, ancora l'anno scorso, a gennaio dell'anno scorso, ha preso molti luoghi, diciamo, dei punti importanti della città, e sulla pavimentazione, usando i cubetti di porfido, i cubetti di marmo, usando i bolognini, ha messo le QR code in terra, che il turista che passa con il telefonino inquadra il QR code e gli si apre una pagina che gli spiega il posto in cui si trova, la storia di quel posto, non so, questa è la casa in cui è nato quel famoso esploratore, questa è la spiaggia da cui... E io avevo considerato, sarebbe una cosa molto interessante applicare questo in altre parti del mondo, potrebbe essere molto interessante applicarla a Siracusa, che ripeto è una città che ha una grande storia. Ma la cosa che propongo, prima di concludere questo filmato, è un'altra. La trasmissione Mythbusters, nel passato, nel corso delle precedenti edizioni, ha messo alla prova uno dei più storici miti dei romani, che ha a che fare con Siracusa. Il mito di Archimede e degli specchi ustori. Per la cronaca, a quanto sembra, l'ultimo tentativo ha messo definitivamente la parola fine. Gli specchi ustori non funzionano, cioè non sono in grado di bruciare una nave a distanza. Però l'ultimo esperimento che è stato fatto ha messo in evidenza una cosa. L'ultimo esperimento è stato fatto dalla trasmissione Mythbuster, coinvolgendo i bambini delle scuole credo elementari, e su richiesta del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama in persona. Cioè i Mythbusters sono stati alla Casa Bianca per essere invitati da Barack Obama a ripetere l'esperimento, perché per le prime due o tre volte che hanno tentato l'esperimento hanno avuto dei problemi logistici, comunque a ripetere l'esperimento, a coinvolgere i bambini in questo esperimento, e ripetere l'esperimento con tantissimi bambini, credo fossero 200, 300, forse anche 500 bambini, ha messo in evidenza una cosa che non era stata considerata prima, cioè che
la persona, credo fosse Adam Savage, che era a bordo della barca, che aspettava di vedere se la barca si sarebbe incendiata, ha notato una cosa. Seppur vero che non sono riusciti a incendiare la barca, innanzitutto quelle centinaia di specchi che ti puntano addosso sono una cosa che ti dà molto fastidio, che distrae, per così dire, gli avversari. La seconda cosa che noti è che quando tu vedi che ti avvicini un porto, tu antico romano, ti avvicini ad un porto e la prima cosa che vedi è che non ti tirano addosso frecce, sassi o colpi di catapulta, ma che ti puntano addosso degli specchi, che questa cosa ti distrae, che tutti sembrano dare una buona attenzione a quegli specchi, ti fa dire: ma questi che intenzioni hanno? Ma guarda, non ho intenzione di aspettare e scoprire se fanno qualcosa di dannoso, ragazzi, giriamo le navi e Andersen. E molto probabilmente, diciamo, il mito degli specchi Ustori non è quello che materialmente gli specchi di Archimede abbiano incendiato le navi, bensì che comunque la tecnica abbia potuto funzionare per allontanare gli invasori. Ora, la cosa che mi sarebbe piaciuta, perché voglio essere positivo, la cosa che mi piacerebbe è, porcaccia della miseria, che si riuscisse a costruire questo esperimento, a ricostruire questo esperimento qui a Siracusa, con il caldo sole della Sicilia e non il sole della California, con i bambini delle scuole di Siracusa, fare un esperimento, che alla fine è un esperimento anche scientifico, ma un esperimento culturale, ma un esperimento che... ma insomma, siamo nella città di Archimede. Tutto sempre quelle cose siracusane in secondo piano. L'esperimento sugli specchi Ustori di Archimede l'hanno fatto in America. Archimede, noto matematico di Syracuse, vicino New York, non di Syracuse, Siracusa, qui questa città. Io penso che sarebbe bello riuscire a organizzare qui a Siracusa un esperimento del genere. E voi, che cosa ne pensate? Fatemi un po' sapere. Per il momento io concludo questo video qui e vi saluto, mi auguro che questo video vi sia piaciuto, vi auguro che vi siano piaciuti i video di Mr. Reb Zion, vi consiglio di iscrivervi al suo canale, vi consiglio di iscrivervi anche al mio canale, mi fa molto piacere, datemi dei feedback, condividete questo filmato, fate thumbs up, fate pollice in alto, fatemi sapere che questo video vi è piaciuto, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate, il vostro feedback per me è molto importante. E ragazzi, questo è tutto, ciao, alla prossima, ci vediamo la settimana prossima.